Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di Terminator 2, un film cult degli anni 90. Secondo me è uno dei più bei film che è stato fatto. Allora, qual è la storia? Terminator 1 era la storia di Sarah Connor, che praticamente doveva, era nel futuro, le macchine erano diventate nemici dell'umanità e avevano buttato dei e avevano costruito dei robot per mimetizzarsi come umani e infiltrarsi nelle dove vivevano gli uomini, chiamati Terminator. Ecco, è riuscita la macchina, sia gli uomini, a fare delle macchine che andassero indietro nel tempo. Perciò, siccome i leader degli umani stava per vincere la guerra, le macchine mandarono un robot, un Terminator, per uccidere Sarah Connor, che era la madre di questo capitano, diciamo. Nel secondo film, il Terminator 2, il primo è bellino, però si vede che c'ha dei deficit, soprattutto verso la fine, quando c'è il Terminator. Non è fatto bene, si vede ancora la tecnologia era limitata. Mentre nel Terminator 2 invece già la tecnologia era più avanzata ed è venuto un bellissimo film. È la storia di due Terminator. C'è John Connor, che sarebbe il figlio, manda per difendere se stesso un Terminator da un tipo di un nuovo prototipo di Terminator che si chiama T-1000, mentre quello di prima si chiama T-800. Il T-1000 è metallo liquido, come dice lui stesso, il Terminator. Praticamente è fatto di un metallo che quando ricevi colpi, però poi si riforma. È metallo liquido come il mercurio. Infatti, secondo me l'hanno fatto col mercurio tutta la parte del film, come effetti speciali. E praticamente è la storia di questo Terminator che entra in un bar, ruba i vestiti a un motociclista e si prende la sua Harley Davidson, la Fat Boy. L'Harley Davidson che ruba è la Fat Boy, e nel frattempo si prende una Colt 1911 del motociclista e un fucile chiappa. Si chiama così, non vi sto scherzando. Al barista che cerca di fermarlo, di non fargli prendere la moto. E comunque riesce a scappare. Mentre l'altro Terminator, il T-1000, il cattivo, riesce a prendere le sembianze di un poliziotto che si ferma a verificare cosa stava succedendo perché vede delle scariche elettriche. Vede dove è John Connor nel computer della macchina della polizia e lo va a cercare, ma non lo trova. John Connor era ai videogiochi. Dopodiché succede che John Connor è un amico suo, sono i videogiochi. Il primo a trovarlo è T-1000, però non lo trova. John Connor scappa perché lo vede come un poliziotto, perché prima aveva rubato dei soldi alla banca tramite un portatile particolare. Perciò cosa succede? Scappa
E là si incontrano per la prima volta il T-800 e il T-1000. Il T-800 spara dei colpi di fucile e ferma il T-1000, mentre il T-800 fa anche da scudo al bambino, a John Connor, mentre il T-1000 gli spara due caricatori di Beretta. E niente, e uccidendo una persona. Dopodiché c'è tutta la serie con Sarah Connor che si è a manicomio criminale perché credono che dice fesserie di questi Terminator, eccetera, eccetera. E praticamente poi uccide il T-1000, i tutori legali di John Connor, per farlo tornare a casa facendo finta così. E poi partono, c'è una sequenza in cui John Connor capisce che il Terminator è costretto a fare i suoi ordini e praticamente vanno a cercare sua madre. Sua madre cerca di scappare dal manicomio, ma poi incontra il Terminator, il T-800, insieme a suo figlio. Ma il T-1000 già è sulle loro tracce, è dentro il manicomio e sta cercando di uccidere Sarah Connor. Perciò cosa succede? C'è uno scontro fra il T-800, Sarah Connor, John e il T-1000 nel manicomio criminale e riescono a scappare. Dopodiché vanno verso sud e vanno da Enrique, che sarebbe, lui dice John, che sua mamma contrabbandava armi, infatti ha uno scandinato pieno di armi nascosto nel sottosuolo. E là il T-800 trova una minigun, tantissimi fucili e quello che gli serve più di tutti, un lanciagranate. Dopodiché Sarah Connor si fa spiegare chi è il responsabile del progetto che c'è alla base diciamo di questi robot che diventano nemici dell'umanità, e gli si fa dire il nome e lei scappa a uccidere questa persona. Il ragazzo e il Terminator la inseguono e la fermano. Il Terminator fa vedere quello che sa al coso a quella persona, non mi ricordo come si chiama, praticamente si leva il braccio e fa vedere il braccio metallico. Allora vanno alla Cyberdyne, vanno a scoppiare la Cyberdyne, e nel frattempo il T-1000 gli dà la caccia. Loro scappano. Qua c'è una scena in cui il Terminator fa scappare tutti i poliziotti senza uccidere nessuno, scappano e lo insegue il T-1000 con l'elicottero. Seguendo il T-1000 con l'elicottero, c'è la parte in cui lui frena col pullman e l'elicottero si schianta. Allora loro prendono un pick-up scarso, mentre il T-1000 prende un camion enorme di azoto liquido. Si scontrano questi due e vanno a finire in una dove fanno il ferro fuso, in un'acciaieria, e là l'azoto liquido congela il T-1000. Il Terminator T-800 gli spara e lo fa in piccoli pezzettini, soltanto che c'è troppo calore, si squaglia e si sta riformando. Vabbè, alla fine c'è che il T-1000 che insegue Sarah Connor, John che scappa, gli fa male a Sarah Connor e decide di chiamare John. Il T-800 salva Sarah Connor, però viene ucciso, distrutto quasi, con un bastone infilzato dal T-1000.
Dopodiché si trova Sarah Connor, il T-1000 fa finta di essere Sarah Connor, John arriva da sua madre pensando che fosse sua madre, invece non è, e poi spunta invece Sarah Connor veramente e gli spara al T-1000 facendolo arrivare vicino all'acciaio fuso, un dirupo con l'acciaio fuso di sotto, ma i colpi di fucile non bastano. Allora arriva il Terminator da una scaletta mobile e gli spara un colpo di lanciagranate. Lo prende, lo fa esplodere e lui cade nell'acciaio fuso. Dopodiché John e Sara, siccome buttano il braccio meccanico, il chip e il Terminator, T-800 non vuole più stare sulla Terra perché c'è un altro chip, dice, e si fa calare nell'acciaio fuso e finisce così, dicendo che se una macchina riesce a imparare a capire la vita di un uomo, la vita che è importante la vita, anche noi potremmo iniziare a capire che è l'importante della vita. Questa è la morale del film, questo è Terminator 2, e alla prossima.